Io sono Pistocchi. Vai, è il momento che ve lo dica. Allora, la partita è questa, 10 maggio 1981. La partita Juventus-Roma, si gioca il campionato, la Juventus arrivano mi pare a pari punti. Un punto sopra la Juve. Cosa succede prima, le partite precedenti? Bettega subisce una squalifica di 3 turni, ritardata rispetto a quando aveva commesso l'eventuale infrazione, perché in una partita contro il Perugia sembra che chieda ai giocatori del Perugia di giocare più molli, tanto siete già in B per far vincere la Juve. Niente, il giudice sportivo non decide nulla per un po', a tre giornate alla fine c'è Juve-Roma, la prima, decide Bette che andrà squalificato. Secondo tempo viene espulso Furino, la Juve gioca 40 minuti e passa in 10, ma questo non viene ricordato. Mai, quello che viene ricordato, due gravi episodi contro la Juve. Quello che viene ricordato, cos'è? È Ergo de Turone. E allora eccolo qua. E allora è il mio nome sui forum, tra l'altro, Ergo de Turone, e io sono emozionato perché finalmente mi vedrò in TV. Allora, io chiedo a Alberto di far partire le immagini intanto, la vediamo, è della Roma, c'è il cross di Pruzzo e Turone segna in evidente fuorigioco, vabbè lo vediamo già, è facile da vedere penso in diretta dalla prima immagine, qua chiedo ecco di rallentare le immagini e si vede ancora più chiaramente, Antonello non so se si sposta accorto. Anche il difensore, fuorigioco netto, forse c'è un fallo di Pruzzo, sì, su Prandelli che è il difensore a Juventus, che mi sembra evidente questo, obiettivamente. Quindi io chiedo se si può tornare a rivedere l'immagine al rallentatore, perché si può vedere chiaramente che Pruzzo si appoggia su Prandelli e contemporaneamente Turone è in evidente fuorigioco. Se si può, ecco qua, lo vediamo. E vabbè, se non è questo. E secondo me anche in due potrebbero essere fuori gioco. Forse due fuori giochi, però sai, si fischia comunque un solo calcio di punizione, non ne bastava uno. E infatti l'arbitro uno ne ha fischiato, giusto, l'arbitro Bergamo, poi infatti. L'arbitro Bergamo. Poi tornerai su questo. L'arbitro che succede? Era Bergamo. Che succede? Per anni ci si interroga, ma era regolare, non era regolare, perché forse non abbiamo visto le immagini che abbiamo visto noi, dove sono evidenti. Vent'anni dopo il telebeam. C'è stato un telebeam con De Laurentiis, non so chi altro c'era. Mazzocchi. Sì, non mi ricordo chi c'era, comunque ha sostenuto fosse la posizione fosse regolare. Ma voi sapete che con l'andare degli anni la tecnologia si evolve. E allora il telebeam, poi c'è stata la adesso c'è la contromoviola. La contromoviola ai Pistocchi Zampini. Io ringrazio gli utenti Nero Matto e Ulcera 67 del forum www.j1897.com. Ma cosa stai dicendo? Che sono, fammi fare, che mi hanno procurato finalmente con le moderne tecnologie un'immagine del momento in cui Pruzzo, appoggiandosi su Prandelli, tocca il pallone e c'è il numero di centimetri. Vabbè, la faccio vedere. Chiedo a Alberto di far vedere l'immagine, è un documento rivoluzionario, Antonello, questa finalmente è la prova di quanto fosse così. E questa è la prova. E potete vedere. In regia c'è Leonardo Panzera. Ah, c'è Leonardo, scusa. Leonardo Panzera. Allora, io chiedo di rimettere l'immagine per piacere, perché si può vedere il momento in cui Pruzzo tocca il pallone. E fuori gioco c'è scritto, è di 1,41 m addirittura. Di conseguenza, voi pensate, da questa immagine penso sia chiara, Marco Franco, non so se sei d'accordo con me. Sì, è sconvolgente. È un documento pazzesco che io dopo 25 anni, noi lo possiamo dire a Roma, è un'emozione. E di conseguenza era 1,41 m in fuorigioco. All'epoca non c'era neanche il fuorigioco passivo, c'è un altro giocatore giallorosso. Peraltro, seconda cosa, fuorigioco. E terza cosa, fossero stati in linea sarebbe stato comunque irregolare al tempo. Quindi insomma un episodio clamoroso, per anni ce l'hanno rinfacciato Ergo de Turone e noi oggi diciamo che erano due giocatori in fuorigioco. E questa è la contromoviola di Pistocchi. Questo era il primo. Marco, ma c'è un secondo episodio. C'è un secondo episodio. E sta parlando lui, eh? C'è un secondo. Vorranno per il Pulitzer dopo. Sì, c'è un secondo, è clamoroso. È uno scoop clamoroso. Io veramente sono commosso, ma ringrazio gli utenti che mi hanno aiutato. Sì. Questi pagine e pagine anche su Roma. Franco, questo è giornalismo, secondo me. Io non voglio ora sbilanciarmi con autocelebrazioni, però questo si chiama giornalismo. Poi passiamo oltre, c'è un altro episodio, accade qualche anno dopo. Comincia a dare la tua biografia. Perché ma Franco, vedrai che se tornerai qua ne avremo altre clamorose. La prossima volta c'è il gol di Cannavaro. Allora, che succede? Stagione 94-95, c'è un Juventus-Roma, come al solito combattuto, finisce 3-0 per la Juve, secco, 3-0 secco, senza discussioni. Ma che succede nel primo tempo? Io chiedo di nuovo. Allora, noi vediamo che cosa succede. C'è Aldair che parla a Guardiline, chiaramente con dei guanti scassati, perché aveva i guanti perché c'era la neve quel giorno, gli scivola il pallone per colpa dei guanti scassati che aveva, mi sembra evidente. Certo. Se possiamo vedere il replay, abbiamo detto i guanti, poi, e qualcuno ha sostenuto che fosse stato il Guardaline a toccare Aldair, Antonello. Avete mai provato a battere la rimessa laterale con i guanti? Allora, il pallone magari lisce di mano. E questo è fatto, segna Ravanelli, ma noi qua abbiamo dato sconvolgente un altro documento pazzesco, esatto, che è praticamente importante, ci spiega cosa è successo quel giorno. Ce l'ha procurato il panettiere di Aldair, che io conosco personalmente, anzi che un altro del forum conosce e mi ha presentato. Eccoli!
Siamo chiaramente scivolosi. No, scherzando, vogliamo sdrammatizzare. Marco, scusami, sono chiaramente scivolosi. Tu non puoi andare con dei guanti di pelle. Ma ancora la neve di allora. Esatto, sì. C'è ancora la neve cristallizzata. Tra l'altro erano gli anni in cui la Roma di Franco Sei. Delle stalattiti. Allora, dopo no, perché sono state tenute in freezer i guanti come prova del reato. Allora, dopo questa moviola io ho perso un chilo, quindi diciamo, insomma, va bene così. Noi continueremo, abbiamo in programma il rigore oggi. Il programma il rigore di Deschamps su Gautieri per continuare il Juventus Roma, dove chiaramente Deschamps prenderà il pallone, lo dimostreremo. Il fallo di mano di Giuliano, no? Quale fallo di mano? Quale fallo di mano? Non lo so, tu hai parlato di un presunto fallo di mano. Tu hai parlato di un fallo di mano. Allora,